chiamo Alice e ho 24 anni. Sono Marcello, ho 18 anni. Sono Eugenia, ho 21 anni. E siamo la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Per scoprire i lavori di Umberto Boccioni, Vassili Kandinsky, Irene Magritte e Leon Orsini. E insieme a un ospite speciale, raccontiamo l'arte. Raccontiamo l'arte. Raccontiamo l'arte come piace a noi. Come piace a noi. Come piace a noi. Eccolo, la passerella delle Sfingi. Venne realizzato da Leon Orfini nel 1941. Al centro abbiamo appunto la pastorella, che è la protagonista dell'opera ed è l'autoritratto di Leon Orfini. Viene rappresentata quasi come se fosse una guerriera, che sembra anche guidare il gregge di sfingi che sono ai suoi piedi. E possiamo vedere che sono metà leoni e metà donne. Ci sono anche i resti di quello che sembra essere un banchetto, una festa che rende tutto più cupo. Io credo che l'artista voglia esprimere la propria visione dell'inconscio, che è un tema fondamentale per i surrealisti. Il surrealismo fu un movimento anche molto importante per le artiste donne del periodo. In esso trovarono uno spazio di libertà, anche di espressione. Allo stesso tempo però il movimento fu spesso accusato di misoginia, soprattutto per la raffigurazione della donna che gli artisti uomini realizzavano nelle loro opere. Cioè, risulta chiaro agli occhi di chi guarda il quadro di quanta libertà ci sia dietro. Secondo me può essere anche letta in una chiave contemporanea. Le donne oggi sono veramente libere. In questo discorso ci potrebbe aiutare Carlotta Vagnoli, un'attivista, giornalista e scrittrice. Sì, che non ha paura di parlare in modo diretto dei temi che le stanno a cuore. Penso sia una buona idea. Sono Carlotta Vagnoli, sono una scrittrice e faccio divulgazione sui temi della violenza di genere da più o meno 4 anni nelle scuole medie e superiori. Io sono cresciuta in una famiglia che è molto legata all'arte. Mio padre ha una grande passione e forse uno tra i primi musei in cui mi ha portata è proprio la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. E tuttora mi piace contemplare l'arte come mezzo divulgativo, perché tramite l'arte si imparano tantissime cose anche sulla società contemporanea. Abbiamo scelto di analizzare quest'opera, La Pastorella delle Sfingi, perché è incredibilmente attuale. Fini approccia la sua fisicità, perché poi alla fine è un autoritratto, un'autorappresentazione, in un modo innovativo, specialmente all'interno del movimento surrealista. Quindi guardarlo in un'ottica anche contemporanea è molto interessante per vedere l'evoluzione della rappresentazione del corpo della donna all'interno dell'arte, moderna e poi contemporanea. Sicuramente più grande di quello che mi aspettassi. Tutti dicono sempre più piccola, secondo me è più grande ed è particolarmente intenso. La prima emozione che ti viene non è di trasporto, non è di simpatia, ma è quasi un respingimento, hai quasi paura delle figure che sono rappresentate sulla tela. Cosa diresti magari di come si rappresenta Leon Orfini, perché poi alla fine è un suo autoritratto? Si rappresenta molto bella, sicuramente molto bella. Molto eroica, come se tutta la scena fosse pronta all'eventualità di una battaglia. L'aggressività è uno dei caratteri che a livello di stereotipi vengono abbinati all'essere maschile. Possiamo dire che da un certo punto di vista forse Leon Orfini tenta di scardinare gli stereotipi di genere. Abbinare lo stereotipo maschile per eccellenza alla figura più femminea che si possa vedere è sicuramente un elemento di rottura. Ma infatti se quest'opera l'avesse realizzata un uomo, cosa diremmo? L'equivalente di una cosa di questo tipo fatta da un uomo potrebbe essere nei tempi moderni e contemporanei Lara Croft. Ecco, è un prodotto fatto da un uomo, è come un uomo immaginerebbe una guerriera. Ma se l'avesse fatta un uomo sarebbe stato appunto sessualizzazione, ovvero oggettificare il corpo di una donna secondo quelli che sono dei cliché prettamente maschili. Rappresentarsi in modo sensuale è ben diverso da essere sessualizzate da un occhio maschile. Quello che colpisce assolutamente è la totale libertà di Leon Orfini di esprimersi. Nell'arte trova appunto il posto migliore dove parlare di sé e di farlo come vuole lei. Sono anche tutte le figure molto a loro agio, in realtà. Quindi credo anche che la rappresentazione che volesse dare Fini di se stessa è: io in questa mia veste sono molto a mio agio, e così come me, tutte le mie compagne. La potenza di questo dipinto è che parla precisamente anche alle donne di oggi.